Consigliere, lei ieri in aula a un certo punto, lo faccio vedere, ha sventolato questo volantino chiedendo coerenza e soprattutto di rispettare quello che c'è scritto. Ci spiega perché lo ha fatto? Sì, stiamo discutendo il bilancio 2016 di Regione Lombardia e in questo volantino sono raccontate delle cose che non sono vere. Questo è distribuito in tutte le farmacie lombarde e dice che è scattato uno sconto sul ticket per le visite e gli esami per chi ha 18.000 euro di reddito massimo e che la cosa andrà a beneficiare 500.000 famiglie lombarde. Però abbiamo fatto i conti con i dati dell'assessorato, quindi dati sicuri, e abbiamo scoperto che per adesso hanno usufruito di questo sconto sul ticket solo 6.100 lombardi, che proiettati su un anno vuol dire 49.000, massimo 50.000 lombardi. Ora, siccome sono state messe risorse per 500.000 lombardi, vorrà dire che avanzeranno un sacco di soldi. Ma allora questo limite dei 18.000 euro va alzato a 30.000. Sotto i 30.000 vanno esentati i lombardi dal super ticket per le visite degli esami, come avevamo già deciso in Consiglio regionale all'unanimità ad agosto, ma come Maroni non ha ancora fatto con nessun atto, perché ci vuole un po' più di coraggio, perché i soldi ci sono ed è tempo che si passi dalle parole ai fatti. Quindi questo volantino è ingannevole, avanzano i soldi, iniziamo a gennaio a rialzare questa, ad alzare questa limite a 30.000 euro di reddito. Il beneficio sarà consentire ad una più vasta platea di persone di poter beneficiare evidentemente di una sanità che comunque in Lombardia funziona. Certo, ci sono persone che oggi non fanno visite o esami perché il ticket, che è tra i più cari d'Italia, non possono permettersi di pagarlo. Se noi effettivamente con i soldi che avanzano da questa misura, che appunto è un flop, alziamo il limite dell'esenzione a 30.000 euro di reddito, sicuramente faremo qualcosa di utile per queste famiglie lombarde che in realtà oggi non possono beneficiare perché il limite è stato posto troppo in basso a 18.000 euro di reddito. Maroni ha detto zero ticket, è scritto qua, ma non è zero ticket sanitario e riguarda veramente quattro gatti, insomma.